No, infatti non c'è. Buonasera, buonasera a tutti, sono comparso senza audio, pensate voi che bell'inizio, santo cielo. Allora, buonasera a tutti, popolo del web e popolo della bottega, oggi giornata speciale, specialissima, perché? Perché con noi c'è non solo un caro amico, ma anche una gran bella vecchia conoscenza, un vecchio volpone che io invito subito sul palco, rimembrando vecchi ricordi, Biagio Franchetti, ciao Franco Ciao, Biagio. ciao Ciao Salvatore, ciao, onoratomi di essere dei Biagio, vostri. onore nostro, te lo posso garantire. E mo andremo anche a spiegare il perché. Allora, io ti faccio una breve presentazione. Ovviamente, rimaniamo sempre dell'idea che il tuo curriculum è gigantesco, come tutti anche gli altri che abbiamo intervistato. Quindi, è una sintesi di quello che sei, ok? Allora, Franchetti Biagio Franco, figlio d'arte, attenzione, tuo padre era fotografo, con due studi fotografici, attualmente insomma attivi, a Taviano e a Galatone, quindi andate a trovarlo. Attualmente vicepresidente dell'Associazione Fotografi Professionisti del Salento, pensa te infatti, AFPS, una tra le più importanti associazioni nazionali di fotografi professionisti. E non basta, questo non basta. Nato con la fotografia analogica, che vi ricordi, immagino, con lo sviluppo del bianco e nero e con la stampa. Ma tu sei specializzato nel colore, bello anche questo doppio binario, no? Bianco e nero e colore. Dunque, già a Dunque, già 18 a anni, 18 anni, questo dato questo mi ha dato affascinato mi ha parecchio. affascinato parecchio. Attenzione, Attenzione, sento l'eco, sento sento l'eco. l'eco. Biagio, è lo stesso errore Biagio, di è lo prima, stesso errore di togli le prima, cuffie togli le e rimettile. cuffie e rimettile. Questo è il bello della No. diretta, ragazzi, lasciate perdere. Allora, grande, ogni volta che succede lo facciamo questo giochetto. Allora, questo è un dato che mi ha affascinato, perché già a 18 anni ricopri il ruolo di fotografo di brigata a Udine. Geniale! Sperimentando vari tipi di fotografia aerea, di campo e il reportage. Fantastico. Lo studio della fotografia sperimentale diventa appunto uno dei temi fondamentali del tuo stile fotografico, ovviamente. La fotografia come pittura di luce, questo è uno dei tuoi concetti che ti accompagnano nel tuo lavoro, appunto. Uno dei tuoi progetti più importanti è appunto dipingere con la luce. Un concetto, una trasformazione della luce in acqua. Cioè tu trasformi la luce in acqua. Geniale, io mi fermo qua. Allora, ciao Biagio, ci Ciao. siamo. Allora, parto subito con la prima domanda perché il tempo è poco e io ti voglio qua per mesi. Allora, tu sei un figlio d'arte, Biagio, ti conosciamo benissimo perché sei una vecchia conoscenza. Figlio d'arte, quindi sei nato, cresciuto, hai respirato fin da quando, no, insomma, hai pianto per la prima volta e sorriso per la prima volta, hai respirato la fotografia. Quindi ti chiedo, come mai, appunto, cosa ti ha spinto a continuare a fare il fotografo? No? Perché molti, molti cambiano il mestiere, tu invece hai continuato appunto a fare il fotografo. Come mai? Salvatore, allora, l'arte della fotografia è qualcosa di immenso, qualcosa di bellissimo. Io auguro a chiunque di conoscere bene la fotografia perché ti porta in un mondo fantastico. Io ho avuto Immagino. la fortuna di avere non un genitore fotografo, ma ben due, mia madre e mio padre. Ah, Quindi pure. immagina che bellissima fortuna. Ah, E già loro all'inizio mi hanno fatto amare questo mondo fantastico e bellissimo, perché già da piccolo tu guardi i tuoi genitori come fossero un qualcosa di spettacolare e che tu degli adori, dèi, effettivamente, infatti. no? E poi vederli Certo. lavorare la fotografia, tieni conto degli anni 80, quindi quando si parlava di fotografia, le attrezzature erano manuali, non c'erano automatismi, In pellicola, quindi dovevi saper stampare, sviluppare e fotografare, pensare in certo. manuale, Sì. qualcosa di affascinante effettivamente. Quindi io dico sempre che per poter capire la fotografia, no? Uno deve entrare in camera oscura. Okay? Quindi tante delle volte nei nostri corsi, no, io porto i miei allievi a far vedere come è fatta la camera oscura. Una Sì. volta usciti dalla camera oscura,
li vedi entrati nel mio mondo, no? Basiti, quindi, completamente basiti. Sì, l'entusiasmo ti trasporta in un mondo che è fantastico, davvero bello. Quindi io dico, no? Quando tu intraprendi qualcosa che tu adori, qualcosa che tu ami, sì, non è lavoro, cioè non è lavoro. Non, tu staresti ore e ore e ore in più proprio perché ti piace. Quindi, e questo lo conosciamo benissimo. Lo conosciamo quindi benissimo. Tu prova ad immaginare, no? Un ragazzino che vede i propri, sì, genitori fare un lavoro bellissimo insieme, quindi ancora di più, no? Sì. Vedere, e quindi a sto punto tu ti ritrovi a dover mostrare quanto sei bravo, no? Almeno era questa la mia idea. Io andavo a mostrare sempre quanto riuscivo ad apprendere, quanto ero bravo, perché volevo far entusiasmare i miei genitori. Tu prova ad immaginare se fosse mai possibile, no? I maestri. Sì, però questo ti affascina, perché questo poi ti porta a studiare, e studiare negli anni 80 fotografia non era facile, perché adesso tu hai internet, hai comunque una varietà di modi tutto per automatico, poter capire la fotografia. Certo, allora certo. Non c'erano scuole di fotografia, c'erano solo scuole, certo, di pensiero di fotografia, quindi dove andavi a cercare di capire la fotografia? Facendo concorsi, facendo raduni di fotografia, dove tu andavi poi a parlare con altri tuoi colleghi. Vivere, certo. Parlare con altri tuoi colleghi, e in quel caso, ecco, vedevi l'estasi nel mio viso, no? Perché poi quando comincio a parlare di confrontarti, fotografia, per me, cioè tu ti confrontavi con qualcosa, altri. È qualcosa di ancora adesso, vedi, io nell'associazione che ho il piacere di portare avanti insieme ad altri miei colleghi, rappresentare, quindi, no? Cioè è bellissimo quando noi ci ritroviamo, fotografi professionisti, e parliamo di fotografia, tu ci vedi tutti in un mondo a parte, in un mondo a sé, no? Sembriamo degli extraterrestri, ti faccio l'esempio, che guardano un mondo nuovo e che cercano di scoprire questo mondo nuovo, no? Quindi come fare a non amare allora, questo guarda, tipo di settore? Guarda, allora, io gestisco il tempo, modero, e vuol dirvi una cosa, voi che ci ascoltate, Biagio devi spararlo. Se lo vuoi bloccare, devi spararlo e basta, non, perché lui parlerebbe davvero per... Ma quali giorni? Tu parleresti per ore, santo cielo, per ore, per settimane, per mesi, senza perdere mai entusiasmo. La cosa che mi ha affascinato di te la prima volta che ti ho conosciuto era questo entusiasmo, ma non era, sai, costruito, non era, perché molti costruiscono l'entusiasmo, no? Molti fingono anche l'entusiasmo. Il tuo è tutto autentico. Cioè, questo fa di te una persona magnifica, cioè diciamocelo. Quindi, troppo continuiamo. Buono, troppo quindi, buono. Ma quale troppo buono, anzi. E continuiamo, e io ti voglio chiedere, in poche parole, quindi tu, professionista Biagio, come definiresti la fotografia? Guarda, la fotografia è l'apice dell'arte. Cioè, secondo me, no, la fotografia deve portare chi la guarda o chi la pratica a entusiasmare sia chi la sta facendo la foto, sia chi la vede quello che tu hai fatto. Ed è una, certo, cosa bellissima. Tu hai mai provato, quando vai ad una mostra, in un museo, e trovi qualcosa che ti entusiasma, tu la guardi e stai là ore a guardarla, no? Sì, ecco, sì. E quello, quando questo momento lo provi per una foto che tu hai fatto, no? Quando vedo, per farti capire, l'entusiasmo e la curiosità, no? Quando guardano una delle mie foto, no? La bellezza, sì, io dentro di me conto quanto tempo passa prima che il soggetto che sta guardando quella foto venga davanti a me a chiedermi che bella, che tecnica hai utilizzato, esatto, che cosa volevo rappresentare, no? È qualcosa di... cioè, e tu immagina che non esiste lavoro più bello, secondo me, no? Della fotografia o delle arti... arti figurative. Tu fai teatro, no? Quindi tu... Sì, sì, sì. Penso che riesca a capire ancora di più me quando ecco, ti trovi in queste situazioni, quando tu fai qualcosa e vedi la gente stare là a guardare
questa tua opera strabiliata e vederli, e io sto là, mi piace quando faccio le mostre, no? Mi piace perché vedo assaggiarne gli utenti finali che arrivano là e la guardano, no? Ma come diavolo hai fatto a farla sta foto, no? Sì, e io poi mi avvicino, no? Non dicendo che sono io l'autore, mi avvicino e dico, ma che cosa racconta questa fotografia per te, no? Allora poi li vedi che entrano pure loro in un mondo entusiasta. Dopo, quando scoprono che sono l'autore della fotografia, quasi mi vorrebbero picchiare. Ah, tu sei grande. Però infatti, ecco, mi piace. Penso... Sì. Io penso che... Io mi occupo di altro, per carità, di teatro. Però io ho sempre pensato che la fotografia sia comunque una produzione magica, perché di fatto fa qualcosa che comunque l'essere umano, cioè per sua natura, non può fare, cioè bloccare il tempo, no? Cioè noi viviamo la realtà mentre succede, mentre accade. La fotografia invece la imprime e la stampa, cioè è veramente una macchina del tempo. Allora, andiamo avanti, perché ora c'è, mo cominciamo a divertirci, c'è Mattia in regia, che lo salutiamo. E Mattia adesso, ciao Mattia, comincerà a farci vedere anche qualche tua opera d'arte, perché le tue non sono fotografie, a mio parere, sono opere d'arte. E appena proietterà Mattia, poi capiremo. Dunque, tu non sei soltanto un professionista, un figlio d'arte, un grande amatore, insomma, del tuo lavoro, tu sei anche un insegnante, un docente. E noi lo sappiamo benissimo, perché proprio nell'associazione La Bottega di Ouroboro tu hai tenuto svariati corsi di fotografia. E questa è una nota che faccio io, una parentesi, è detto fra me e te. Biagio non se ne andava mai. Biagio cominciava alle 8:30, alle 9:00 e staccava alle 11:30. Perché? Perché davvero, come insegna lui, Biagio, come insegni tu fotografia? Non ho mai visto nessun altro. Quindi anche i feedback, per esempio, dei nostri corsisti, degli allievi, sono stati tutti entusiasti, positivi. È spaventoso, anch'io mi sono trovato a qualche tua lezione. È veramente, guarda, quanto ami il tuo lavoro, è disarmante quasi, è spettacolare. Ora, come mai la docenza della fotografia? Perché insegni fotografia? Guarda, uno dei miei progetti, no, iniziali, era chiedermi, no? Ok, Franco, conosci la fotografia, conosci la luce, come potresti mostrare questa bellezza a qualcun altro? Ebbene, ti dico, effettivamente è stata una scommessa. E tieni conto, ecco, sì, queste foto, tieni conto che ci sono state anche periodi, se tu ricordi bene, in cui c'era il Covid, e c'è ancora adesso. E noi lo abbiamo fatto anche online, online, con la nostra piattaforma. Noi riuscivamo a continuare i nostri corsi con lo stesso entusiasmo, se non oltre, forse anche maggiore. Sì, arrivavamo ad orari assurdi, perché vedevo i nostri allievi entusiasmarsi, devo dire la verità. Quasi tutti con ottime risultati, hanno iniziato con delle sì, ma però avevano iniziato non conoscendo neppure la macchina fotografica. Quindi infatti. Quando ti ricordi, no? Iniziavano senza, avevano la macchina fotografica, ma non sapevano neppure da dove si accendesse. Molti di loro io li ho fatti partecipare in concorsi fotografici, ricordi? Molti si sono ecco, questa è una delle tecniche che io adoro. Che la Still Wool è una delle tecniche fantastiche. Ti ricordi? Affascinò tutti, anche tu, sì, io ricordo il tuo volto. Rimasi a bocca aperta. E infatti, guarda, abbiamo, come tu dicevi, abbiamo anche qualche altra fotografia di questo stile, di questa produzione, fatta dai nostri allievi. Infatti, fra un po' le proiettiamo.
Cioè, guardate che effetto che crea. Ditemi se la fotografia non entusiasma, santo cielo. Vai, continua, Biagio, scusa, ti ho interrotto. Niente. E quindi è bellissimo. Quindi vedere questi ragazzi che dal non sapere nulla erano arrivati comunque a partecipare ad un concorso e a rientrare tra quelli che si potevano vincere, beh, per me è stato un orgoglio non indifferente. Quindi vuol dire guarda che qui, effettivamente... Guarda qui, guarda che questa, spettacolo, sì. Guarda che spettacolo. Mamma che bellezza, spaventoso, eh? Sì. Questa però, ecco, l'ho fatta io, questa effettivamente l'ho fatta io. Ma no, certo. voglio essere onesto, però... Preciso, ecco, cioè, onestà intellettuale. Sì. No, è perché poi le mie le riconosco da lontano. La bellezza poi specialmente di questa foto sta nel fatto di creare una cascata di luce, no? Io volevo trasformare in quel caso una cascata di luce come fosse una pioggia. Ecco, queste sono state fatte dai miei allievi, con orgoglio. Devo dire, dopo lo studio della fotografia, tenendo conto che parlavamo di un corso di fotografia base. Quindi, sì, è vero, è vero. Ma infatti, guarda, i corsisti rimasero sconvolti anche per quello, cioè entusiasti anche per quello, perché nonostante fosse un corso base, comunque tu insegnavi veramente, andavi anche oltre ovviamente la base. Senti, Biagio, ti interrompo un attimo. Allora, niente, abbiamo vissuto un anno così, Covid, aperti, chiusi, e via dicendo, lo conosciamo tutti. Ma dici, questa è la domanda, la marzullata, il marzullo che è in noi, i progetti del futuro di Biagio. Biagio, dove ti vedi domani? Sentiamo. Guarda. Oppure meglio, cosa stai producendo in questi ultimi periodi? Guarda, io non finirò di amare mai la fotografia, secondo me. Ecco, e quando uno parte già da questo presupposto, vuol dire che, secondo me, non ci sono confini. Sto portando avanti un progetto, e ti devo dire la verità, raffinato e... però con uno studio dietro non indifferente, il dipingere con la luce, giusto? Bravissimo, quello che abbiamo citato, bravissimo. Citato alla... Sì, perfetto, dove questa tecnica viene raffinata e ti devo dire che la bellezza sta nel fatto che è come trovarsi di fronte a una tela e i tuoi pennelli altro non sono che luce. Guarda che bellezza. Questi, guarda che non so bellezza se tu questa. Riesci a vedere, questo era il mio pennello. Ecco. Una torcia, datemi una benissimo. Torcia e vi solleverò il mondo. Le mie torce sono quello che io adoro, ecco, e con queste due torce si creano poi, ecco, questa è una delle foto della quale ne vado orgogliosissimo, perché questa oltre a ma perché infatti Adelvi, guarda qua. Esatto, e questa... qua ci colleghiamo anche alla domanda che volevo farti dopo, perché noi sappiamo che le tue foto sono state premiate, le tue foto, le tue opere d'arte, ricordiamolo, le tue opere sono, le tue produzioni, sono state premiate in concorsi nazionali ma anche internazionali, infatti mi dicevi che questa è stata premiata a Londra. Sì, questa ha vinto un concorso internazionale, oltre poi a essere stata pubblicata in una delle riviste di fotografia più, diciamo, importanti inglesi che parlavano proprio di questo stile di fotografia che era particolare e che mi onoro di portare avanti insieme a tanti che altri. Che gran fotografi. Spettacolo, infatti. Ma mi chiedo, ecco, perché non sei ancora a New York, ma che ci fai qui? No, sto giocando. No, però è vero, il tuo lavoro, la tua produzione è veramente, veramente pazzesca. Tant'è vero che... c'è l'eco di nuovo. Fai il giochetto nelle cuffie, Biagio. Grazie, questo è il bello della diretta, ragazzi. Allora, devo essere sincero. E quando ho visto una foto, questa qui, qua mi hai fregato. Qui mi hai fregato proprio, perché io veramente pensavo fosse acqua. Cioè, sì. Pensavo fosse acqua, c'è poco da fare. Sì, il progetto iniziale, come vedi, era trasformare, io mi ero preposto un progetto iniziale dove trasformare la luce in acqua. Cioè, la sua visione doveva essere nello stesso contempo trasformata, e quindi io ci giocavo con le lucette che vi ho mostrato adesso come fosse una cascata d'acqua. Vedi, questa è una mela dove io
lavorando, e non c'è Photoshop là, non ci sono lavori di post-produzione, quindi no, la bellezza tutto... di questa fotografia è come esce grazie, già grazie. Direttamente, quindi con uno studio della luce, se tu noti bene, a destra della mela, c'è cioè uno studio della luce, il colore rosso di quella mela è quello, cioè non è cambiato. Certo. Quella... Poi dopo, guardandola con più attenzione, cominci a capire che effettivamente non è acqua, ma se primo sguardo, effettivamente tu la guardi e pensi, ok, è una cascata, ci ha messo una mela. Ma te lo garantisco perché appena me l'hai mandata, io ho pensato, ah, che bella, ho giocato con l'acqua. Credimi, è la prima cosa che ho detto, c'è poco da fare. Certo, ricordi quando ti dicevo la bellezza della fotografia sta nel fatto che uno deve stare là e guardare quella foto e fargli esprimere, no? Sia ciò che stava passando il fotografo in quel momento, perché volevo effettivamente creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non sia la solita fotografia, no? No? Questa è un'opera che tu puoi mettere dentro casa bellissimo e ti arreda. È un dipinto. No? Infatti, guarda, volevo chiederti anche questo. E perché a me attrae così tanto questa tua fotografia? Cioè, perché chi guarda le tue fotografie, no? Da cosa è attratto? Guarda questa, bellissima. Vedi, pure qua sembrava acqua uscita da una brocca, ma è tutta luce. È luce che esce dalla brocca, entra nel bicchiere e poi da questa fuoriesce, no? In un'atmosfera fantastica, sembra un quadro se tu vedi, no? Quando tu crei qualcosa del genere, no? Senza computer, senza nulla, senza editing, che periodo, secondo me in questo periodo, perché poi ci sono tante contaminazioni nella fotografia, no? La fotografia credo che si debba utilizzare l'ausilio di software per poterla migliorare, ma non tanto quanto vedo io in giro, no? Io vedo in giro fotografie che secondo me erano già belle di per sé, ma nel momento in cui sono state lavorate hanno frantumato la bellezza di quella fotografia, no? Immagino. E che questo, bella questa, guarda questa per esempio, no? Questa sembra un'esplosione, ma altro non è che un accurato uso della luce. Accurato tantissimo, se tu noti, ognuno di quelli là è stato fatto con queste lucette qua e con una tecnica dietro, cartoncini e robe varie, per creare un'esplosione e all'interno poi vedi i due anelli degli sposi in un bicchiere, in qualcosa. Quindi si crea una cornice, un qualcosa che tu... nel tuo matrimonio dici, wow, che bella. Cioè, non è no, non è la solita fotografia che effettivamente... Creare uno stile per un fotografo secondo me è essenziale, perché se tu crei uno stile, tu crei te stesso, no? E quindi ognuno deve vedere la fotografia in questo, no? Io dicevo sempre, createvi uno stile, perché quando hai creato il tuo stile, la gente ti riconosce da lontano. Se tu vedi un quadro di un certo pittore, questa è altra luce. Sembrava qualcosa di creato al computer, ma io ti assicuro che l'unica cosa creata al computer è la scritta. È la scritta sotto. Benissimo, sì. Solo quella ho utilizzato, tutto il resto è stato diciamo che appunto, cioè quello che affascina a me, quello che attrae della tua fotografia e quello che affascina a tutti gli altri che la guardano, la tua opera è appunto il tuo stile, cioè quello. Certo, la creazione di uno stile, la specificità dell'artista, certo. Sì, ti devo dire che lo stile non nasce dall'oggi al domani, lo stile lo devi studiare anni e anni e anni, perché crearsi uno stile non è facile, no? Però poi una volta che tu hai assunto quel tipo di genere, te lo porti avanti ed è l'orgoglio maggiore, effettivamente. E infatti il tuo genere è veramente mondiale, c'è poco da fare, guarda, c'è veramente poco da fare. Grazie, gentilissimo. Ti riconto però io non sono mai completamente soddisfatto al 100% di ogni mia opera, di ogni mia fotografia. come i veri geni, come i geni che sono sempre soddisfatti. Ogni volta che la guardo, poi sai che succede?
Nasce quella leggerissima, ma proprio leggerissima, insicurezza che potrebbe. Allora che faccio? Prendo quell'opera, la pubblico o la mostro a qualche amico e poi cerco di capire che faccia fa subito, no? Perché da subito guarda la fotografia e lo vedo entusiasmarsi, lo vedo guardare, cercare di chiedermi che bella, no? L'effetto wow, ricordi l'effetto wow che dicevo nei nostri corsi di fotografia, certo, no? L'effetto wow, ecco, certo. Ecco, non c'è parola migliore quando vuoi descrivere qualcosa, no? Secondo infatti. Perché quando hai creato qualcosa di bello e chi la guarda, no? Dice wow, non ci sono parole, wow. Rimane a bocca aperta, sì. Però effettivamente ancora adesso ci studio dietro, sto facendo, ecco, te lo dico poi magari in anteprima, vai, prima, dici tutto. Sto finendo la mia pubblicazione di fotografia. Ah. È un piccolo, ecco, sì, lo sai in anteprima, ti faccio vedere una piccola bozza. Vai. Lì, ecco, questo è il mio, perdonami, non riesco a vedere bene. Ecco, non ti preoccupare. Questo è il mio inscatolato. Questa è una bozza, sarà la tua prima? Sì, è una bozza che poi verrà sistemata, dove poi da qua io racconto, si chiama Painting Fotografico, dove racconto le mie opere, vedi? Ah, fantastico. Parti delle mie opere, per esempio, io non te ne ho mandata una, che però posso farti mostrare da qua. Mostracela così, vai che Mattia ti mette in primo piano e uscirà bella grossa. Vediamo un po'. Aspetta. È il mio orgoglio. A primo sguardo... Ah no, eccola, perfetto. Perfetto. A primo sguardo, la fotografia, una volta che tu la guardi, cerchi di capire che cosa sono, no? Beh, questa è la famiglia, no? E dicevo, la mamma con le due figlie stanno talmente entusiaste e stanno dormendo sul divano, no? Stavano dormendo, non se ne erano accorte, e sembra un dipinto, vedi? Non c'è editing fotografico là. Stavo solo giocando con le luci. Ne vado Fantastico. Talmente fiero di questa fotografia che più la guardi, purtroppo non è facile stampare e trovare una stampa di qualità Sì, eccola qui, infatti. per poter... benissimo, sì. Non ricordavo di avertela. Mattia, sei spettacolare. Sei tu. Raccontare ciò che tu vedi sembra un quadro, certo. Come vedi, no? Non c'è post-produzione se non sotto la mia firma, che potevo anche farne a meno di metterla. Ecco, questa per esempio, vabbè, certo, però insomma vanno firmate le opere, figurati. Questa è una tua particolarità, no? Che fa comunque, rende comunque unico, no? Anche il tuo stile. Il fatto che comunque tu, sì, viviamo nell'era digitale, ma tu hai una parte molto teorica, quindi una tecnica spaventosa, cioè conosci le luci, il gioco, non so come dire, no? La macchinetta, il manuale, le istruzioni, lo conosci benissimo, ma dall'altra parte vai molto d'istinto. E quindi questo istinto ha anche a che fare con il sapore, no? Di quell'analogico che era un tempo, no? L'istinto di settare la macchina nel modo giusto, no? Di individuarne la luce giusta, perché era buona la prima. Con l'analogico, no? Era buona la prima, era già stampata, non potevi fare nient'altro. Quindi io per questo vado veramente ti stimo un sacco. Allora, Biagio, visto che siamo in chiusura, vuoi dirci qualche parola, qualche buon auspicio per, non lo so, mettiamo che io fossi una persona, no, e voglio avvicinarmi, no, alla fotografia, no? Non so, dimmi una parola da maestro. Che cosa potresti dire a un giovane corsista che dice mi piacerebbe imparare la fotografia? Guarda, la fotografia non si impara, si ama. Tutto qua. Non puoi imparare, perché neppure il miglior fotografo impara la fotografia. Certo. La fotografia la devi amare. Cioè, diciamo, è quella cosa, quell'estasi che tu provi quando hai chi dall'altra parte ti mostra ciò che tu puoi fare, no?
Come ti dicevo all'inizio, io ti dicevo all'inizio, io facevo entrare in camera oscura molti miei corsisti per far vedere com'è bella la camera oscura, no? Tu puoi parlare, puoi parlargli quanto vuoi della camera oscura, ma ad un ragazzino di 20 anni, 15 anni, non ha idea di che cosa sia. Per lui è strano, no? Poi lo faccio entrare in camera oscura, gli mostro la lucetta rossa, gli mostro come dalla sua fotografia comincia ad uscire con i contrasti di luce, quando si stampa il bianco e nero. Ciò che tu puoi fare con la stampa, no? Effettivamente ti porta in un mondo fantastico, dove io la fotografia, la fotografia si ama. Guarda, è un viaggio che occhio stacca le cuffie. È ritornato il discorso. Questa è l'intervista delle cuffie. Vabbè, scusa, è un mondo dove tu, un treno dove tu sali, però non ha una destinazione, no? Perché ti porta in un mondo talmente bello che tu ad ogni sua sosta tu ti entusiasmi. Cioè tu prova ad immaginare a stare in un mondo del genere, no? Come fai a non amarlo? Come fai a non... No? Quindi possiamo dire a un giovane ragazzo, una giovane ragazza che si avvicinano comunque, ecco, alla fotografia, a tutti voi, ecco, se sentite questo impulso, quest'amore, no? Quest'amore platonico, erotico in tutto, no? Per la fotografia, coltivate, no? Seguite questa strada, giusto, Biagio? Continuate. È chiaro che devi nutrire. Sì, devi essere poi nutrito effettivamente dalla parte buona della fotografia, no? Perché se tu dall'altra parte certo. Hai un docente che ti fa amare la fotografia, tu ottieni risultati come li ho avuti io dai miei genitori, io la base l'ho avuta da loro, no? Quindi cioè, ciò che io amo della fotografia è grazie a loro. E non ti nego che l'altro consiglio che do sempre è leggi. Cioè, ma non solamente libri di fotografia, ti faccio un esempio. Quando io all'inizio cominciai a utilizzare nuove tecniche, la cosa che sembra stupida, e che consiglio sempre è il libretto delle istruzioni, no? Di un'attrezzatura. se tu chiedi ad un fotografo professionista, ma tu ti sei letto il libretto delle istruzioni, tu vedrai che nell'80% dei casi ti dirà, ma scusa, la conosco, sono tanti anni, no? E poi io con gusto, ti devo dire con gusto, perché poi mi piace comunque far amare la fotografia, no? Ma come la ami, certo. Non fai capire gli errori, no? Devi farlo. Allora io gli dico... Se non stuzzichi, vai a stuzzicare. Cioè, ti faccio un esempio, no? Quando io passai, non voglio fare nomi del brand, a uno dei miei brand che preferisco e che adoro, no? Io ho utilizzato tanti brand, ancora adesso utilizzo tanti brand, no? Però l'idea, no? E la domanda, che cosa voglio di più da questo attrezzo, no? Che cosa può fare oltre a fare le fotografie, no? Allora, poi cominciando a leggerti le istruzioni, capivo che quel tipo di attrezzo, ti faccio un esempio, poteva mandarmi le foto nel momento in cui io lo spegnevo. Io spegnevo quell'attrezzo. Lui mi mandava le foto già in bassa risoluzione, ma buone comunque per i social, buone per poter creare dei videoclip, nel momento in cui lo spegnevo. Quindi quando io avevo un momento di pausa e spegnevo la macchina in automatico mi mandava tutti i file che avevo fatto sul mio cellulare, no? Il mio cellulare per me è il mio computer, no? Quindi molti lavori li effettuo pure da là, no? Quindi una volta avuto quello, io già in automatico con i vari software che mi dava la macchina, per farti capire, riuscivo a creare videoclip, riuscivo a mandarli sul mio sito prima ancora che io finissi il servizio fotografico. Quindi tu prova ad immaginare. È comodissimo. Cioè, questo come lo fai se tu non leggi il libretto delle istruzioni? Succedeva tante delle volte che mi ritrovavo a gente che si lamentava di quel tipo di brand o dell'altro, perché non aveva letto le istruzioni, l'utilizzava la stessa macchina
allo stesso modo di come utilizzava la vecchia macchina, quindi non è, infatti, è come quando tu hai, ti faccio un esempio, tu hai una vecchia macchina, poi ne compri un'altra, se tu non conosci ciò che fa quella macchina nuova, quindi come quella vecchia, certo, quindi. Certo. È vero, è vero, l'utilizzo magari potrà essere quello, però magari quella avrà i sedili riscaldati, avrà tante cose che se tu non le vai a studiare, no? Se tu non le vai a studiare, non riuscirai a capire. Come no? aver comprato un pezzo. Quindi, ecco, il consiglio mio è leggere tantissimo. In fotografia non puoi fare a meno di non leggere, no? È la prima cosa che devi leggere, perché se tu conosci il tuo il libretto di istruzioni, se tu lo conosci, secondo me puoi tirare fuori cose strabilianti che forse probabilmente neppure la casa che ha fatto quella macchina conosce, perché la fa dalle informazioni, però poi per l'80%. Quindi ecco, consigliamo di leggere il libretto delle istruzioni, perché poi da quello nascerà una grandissima storia d'amore con voi e la macchina. Una conoscenza enorme. Grazie. Perfetto, allora Biagio, anzitutto invito tutti i nostri ascoltatori, comunque il mondo del web, ad andare a trovarlo, Biagio, a Taviano, a Galatone, andare a trovarlo, poi insomma ha anche le pagine Facebook, no? Tu hai pagine Facebook, pagine Instagram, anche. Quindi seguitelo davvero, perché è davvero un grande artista. E poi vi lascio con i prossimi appuntamenti. Allora vi aspetto lunedì 12, quindi comunque fra qualche giorno, 12 aprile alle 19:30 con Elena Stefanizzi, consulente di immagine. Parleremo appunto di immagine, di bellezza e di filosofia anche. Quindi non mancate, la serata si intitolerà Siate la musa di voi stesse. Quindi vi aspetto il 12, io Biagio ti bacio, ti abbraccio e tutto quello che vuoi. Mi ha fatto piacere rivederti anche in questa zona, insomma, rossa, dove non ci si può spostare. Spero di vederti quanto prima dal vivo. E niente, io ti abbraccio e ti bacio. E salutiamo tutti e via. Ciao a tutti! Ciao, vi salutiamo.